disponibile con Domenico Passalacqua, al quale cedo la parola. Quindi chiedo a Donato di approntare il collegamento. Benissimo, siamo sempre in diretta, per cui stiamo aspettando che Donato chiami il primo iscritto a parlare, che è Domenico Passalacqua. Intanto si prepara Gianni Lubodotti, dopo interverrà Marco Marchese che vi sta parlando. Non ci sono altri iscritti a parlare in questo momento. Domenico Passalacqua sta per essere collegato. Ecco Domenico. Ciao Domenico. Ciao Domenico. Tu sicuramente starai seguendo i lavori, per cui sai che in questo momento hai diritto di parola, non ci sono tempi, quindi puoi dire, hai la parola, a te la parola, prego. Sono brevissimo perché non sono molto bravo nel parlare. Comunque niente, mi presento, sono Domenico Passalacqua, cittadino disabile, dove ho iniziato una battaglia contro le barriere architettoniche nella mia città di Puglia e Lucca, dove ho fatto anche una petizione popolare, e mentre facevo questa raccolta firme ho conosciuto Alessandro Massari, di che in pratica mi ha iniziato a dare una mano e a tutt'oggi me la sta dando fortemente, e nel frattempo mi ha fatto conoscere Gianni Colascione e Donato Volpicella, dove io ringrazio tantissimo perché grazie a loro sono riuscito a fare diverse interviste dove hanno dato anche i suoi risultati, visto che i giornali, i quotidiani locali, alcuni hanno smesso di pubblicarmi i vari articoli. Quindi loro mi hanno dato tanta forza e mi hanno aiutato nel frattempo, in questa mia petizione, ho chiesto alcune cose dove siamo riusciti ad ottenerle. Quindi ringrazio che ci sia Liberi TV, e ce ne fossero anche tante altre, visto che con questi mezzi riusciamo a far conoscere tutte le problematiche che ci sono nelle varie città, purtroppo sia in Italia che anche all'estero. Comunque Domenico, scusami se ti interrompo, guarda, potresti abbassare il volume di YouTube perché c'è un ritorno? Tu tranquillo, c'è la nostra regia che comunque la voce la propaga. Se puoi abbassare il volume di YouTube, continua tranquillamente a parlare. Così? Sì, così il ritorno sembra che non ci sia. Quindi dicevo, sono riuscito a fare, ad ottenere queste richieste che ho fatto. Non tutte, cioè è dura con il comune perché insomma si sa, no, che sindaco e giunta, prima di farti avere quello che ti spetta di diritto, non è facile. E quindi ricordiamo sempre, Domenico, ricordiamolo a chi ci segue, che la tua è stata una battaglia inconsapevolmente veramente radicale, in quanto poi peraltro ha attirato la curiosità del nostro amico Alessandro Massari, che ringraziamo sempre tantissimo, che ti ha messo in contatto con noi, ed è una battaglia importante di civiltà per l'abbattimento delle barriere, ed è una di quelle cose che fatta conoscere, più si fa conoscere, più assume un'importanza etica. In che senso? Siccome le barriere architettoniche purtroppo in Italia sono infinite, sono tantissime, sono di vario tipo. Abbiamo saputo, grazie a te, che addirittura nuovi lavori urbani, di urbanizzazione, vengono fatti in violazione di regole, quindi dopo c'è necessità di adeguamenti, delle cose assurde, eppure ancora è così. Ebbene, il significato etico sta proprio un pochino nel far circolare questi video, che sono poi dei video, da cui praticamente si evince che far conoscere delle cose mette in moto un meccanismo per cui poi piano piano aiuta il superamento. Ricordiamo anche che abbiamo mandato una mail come Liberi TV al sindaco e all'assessore, con diritto di replica ovviamente, quindi ovviamente cerchiamo di dare sempre voce a tutti quanti. Se tutti facessero come te,
magari qualcuno lo fa, ma non si sa, e quindi dovremmo cercare di intercettarlo per farlo conoscere, ebbene, tutti i cittadini sarebbero in realtà dei portatori di democrazia, degli attivatori di democrazia, perché insomma un po' è questa la lotta contro le barriere architettoniche, una delle tante forme di, diciamo, di attivazione di democrazia e soprattutto di legalità, perché poi insomma ci sono le leggi e andrebbero semplicemente rispettate. Grazie Domenico di esserti rivolto a Libri di Food, speriamo di poterti essere utile, appena tu avrai delle novità facci sapere che insomma, e speriamo che anche il sindaco e l'assessore vogliono accogliere l'invito per il diritto di replica che gli abbiamo offerto. Ok, vi ringrazio ancora, è stato un piacere anche conoscervi di persona quando ci siamo trovati a Chianciano, al 14° congresso dei radicali, dove anch'io sono stato invitato, ho preso parola e anche lì ho portato questa tematica. Vi ringrazio ancora per avermi fatto partecipare e spero possiate crescere dell'altro, perché serve gente come voi. Grazie ancora e Grazie ciao a tutti. Domenico, grazie per le tue parole. Grazie, grazie Domenico per il tuo intervento, grazie per essere intervenuto alla fine del nostro congresso. Passerei al